Noi oggi abbiamo chiesto la dichiarazione di urgenza di questo disegno di legge, perché per queste persone affette da queste gravi malattie, che possono essere la sclerosi multipla, la fibromialgia, il problema che oggi i pazienti riscontrano è la mancanza di cannabis. Cioè, spesso arrivano ad attendere i pazienti addirittura non giorni, non settimane, ma anche 3 mesi o più. Sono costretti quindi addirittura, ma comprensibilmente, ad approvvigionarsene nel mercato illegale. Noi diamo a loro la possibilità di coltivare 4 piante, quindi una coltivazione domestica di 4 piante, che serve soprattutto per garantire la continuità terapeutica. Esiste già un disegno di legge che è in discussione alla Camera. È in discussione da oltre 2 anni alla Camera. È vero che è attualmente calendarizzato, ma ci troviamo nella fase terminale di questa legislatura, per cui i tempi chiaramente sono molto stretti. Il testo base adottato alla Camera è stato stralciato non solo della parte sull'uso ricreativo, ma anche su molti punti riguardo la cannabis terapeutica. Siamo agli sgoccioli legislatura, non era meglio a questo punto presentare degli emendamenti al testo base che è stato adottato già alla Camera? No, esattamente il contrario. Oggi noi chiediamo la calendarizzazione urgente. Questo testo che noi abbiamo presentato, che è composto di 2 articoli, è semplicissimo. Sono soltanto 5 mesi e la manovra a approvare. Quante possibilità ci sono effettivamente che questa proposta di legge vada in porto? Nelle ultime settimane il Senato della Repubblica si è occupato a commemorare Ovidio Nasone, Dante Alighieri, Rossini. Riteniamo che ci possa essere una convergenza politica? Sì, uso condizionale, perché in quei 218 parlamentari sono trasversali a molte forze politiche, c'è certamente il Movimento 5 Stelle, ma c'è anche il Partito Democratico, SEL, addirittura Forza Italia, Scelta Civica. Se fossero coerenti rispetto alla loro adesione a quel progetto, non possono essere contrari a dare voto favorevole. Se dovesse addirittura rimanere così com'è, ci vorrebbero davvero poche settimane, comunque entro la fine dell'anno può essere sicuramente approvato. È l'unica possibilità che il Parlamento ha di risolvere questo problema. La presentazione di questa proposta di legge significa che il Movimento 5 Stelle mette da parte la battaglia per l'uso ricreativo, per la legalizzazione della cannabis? E questo lo vedremo, ma attenzione, l'una non esclude l'altro. Oggi noi parliamo soltanto di cannabis terapeutica. L'uso ricreativo è ancora un vostro obiettivo? Se il Movimento 5 Stelle domani sarà al governo, sarà in cima alla vostra agenda politica, oppure la considera una battaglia ormai persa? No, questo lo valuteremo, potremo anche attivare un sondaggio dei nostri iscritti per approfondire anche il loro punto di vista rispetto a questa possibilità. Un'ultima questione: Di Maio, neo capo politico del Movimento 5 Stelle, è a conoscenza di questo progetto di legge? C'è il timore che delle fette di elettorato conservatore possano allontanarsi di fronte a temi come questo? C'è il supporto, il consenso di tutto il Movimento 5 Stelle, ma c'è da stupirsi se intervenire rispetto a un diritto che è già riconosciuto nel nostro ordinamento e che non può trovare soddisfazione semplicemente perché non si trova il prodotto negli scaffali delle farmacie, c'è da stupirsi se non troverà la convergenza da parte di tutte le forze politiche o comunque da una maggioranza di forze politiche in Parlamento. Thank you.